Il 3 febbraio scorso, in occasione dell'inaugurazione del tour Basilicata in Comune, promosso dalla Regione Basilicata, il governatore Marcello Pittella ha cominciato da bella. Durante la sua prima visita ufficiale nel comune del Marmo Platano, il presidente della regione si è intrattenuto nella sede dell'associazione Filemone, dove ha ricevuto l'accoglienza delle autorità bellesi ed ha risposto ad alcune nostre domande. Grazie presidente per essere venuto a trovarci nella nostra associazione che è sede del nostro magazine, il Bellese Magazine. Presidente, partiamo subito con la domanda sui giovani. Giovani e lavoro, ieri l'Istat e l'Inps hanno diffuso questi dati, il 47,7% dei giovani lucani sono disoccupati. Cosa significa effettivamente per la Basilicata e significa effettivamente che dobbiamo fare tutte le valigie? Ci può dire come siamo messi davvero e quali possono essere le possibili politiche per in qualche modo cambiare questo trend? Il dato sulla disoccupazione Istat lo riassumo così: negli ultimi 3 anni noi recuperiamo sulla disoccupazione oltre 2,5 punti. E recuperiamo anche, quindi riprendiamo la corsa verso l'occupazione. All'interno dell'occupazione abbiamo una situazione così come lei ce la richiamava. C'è gli ultra cinquantenni, gli ultra quarantenni trovano maggior spazio occupazionale, meno spazio occupazionale i giovani. I settori dove più noi riscontriamo occupazione sono l'agroalimentare, lo dico perché ci aiuta anche a connotare un poco la vocazione, l'approccio, la predisposizione alla tipologia di lavoro, e l'agroalimentare, turismo, cultura e poi c'è le nanotecnologie. Questo ci consente anche di dire che la programmazione messa in campo ha avuto sicuramente un buon esito. Dobbiamo rafforzare, secondo le indicazioni che l'Europa ci consegna, il tratto distintivo degli investimenti sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca. Assolutamente. E dobbiamo provare a spingere ancora di più nell'utilizzo dei fondi sul PSR, quindi sull'agroalimentare di qualità. E dobbiamo provare a fare un'operazione, quella che proverò ad annunciare anche questa sera, sul rafforzamento amministrativo nella nostra regione, nei nostri comuni, che può servire a dare uno sfogo utile, una possibilità utile a centinaia di ragazzi di trovare o di cogliere una seconda possibilità e una seconda scommessa. Il tema, e chiudo, è che c'è molto autoimpresa oggi e deve essere sempre più autoimpresa. Significa che c'è ad un ragazzo, ad un giovane dalla scuola primaria, proviamo a costruirgli un percorso insieme alla propria vocazione, un percorso che gli consente domani di poter sfidare sulle proprie qualità e sulle proprie possibilità. Abbiamo nel 2016 recuperato 300 start-up, significa, e abbiamo centuplicato, per capirci, le start-up da quando abbiamo investito. Questo serve per dire che se moltiplichiamo questi investimenti tra microcredito e start-up, mettiamo in moto quella cultura dell'impresa, dell'imprenditorialità che non c'è mai stata nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi potrebbe essere questo il futuro per molti giovani, come dicevamo, i dati si riferiscono alle persone, ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni, quindi il dato che ho raggiunto. È così. Non c'è dubbio che questo può essere il tratto che potrà distinguere il prossimo futuro. La prossima programmazione nei 7-10 anni fino al 2020-2022 oggettivamente avrà questo tratto distintivo. Come accompagnare per mano questi ragazzi, questo segmento, e far comprendere culturalmente loro che quella è la strada? È un'impresa che noi dobbiamo mettere in campo e provare a cogliere innanzitutto attraverso la comunicazione, la socializzazione, la condivisione
di strumenti che sono a nostra disposizione. I fondi europei sono uno strumento straordinario. Se siamo qui a Bella, e saluto l'associazione e il sindaco con grande affetto e con grande stima, proprio perché vogliamo parlare con i cittadini e con le amministrazioni per spiegare queste cose, per condividere un percorso. Assolutamente. Parliamo adesso, Presidente, di viabilità. Come lei sa, la Basilicata ha sicuramente dei problemi. Recentemente il Frecciarossa è stato comunque una cosa importante per avvicinare la Lucania naturalmente alle regioni del nord Italia. Ecco, qui a Bella abbiamo molti operatori che lavorano all'FCA di San Nicola di Melfi, che naturalmente per raggiungere questo stabilimento percorrono la SP381 che collega il passo delle Crocelle e San Fede verso appunto la zona di San Nicola di Melfi. Ecco, diciamo, quali potrebbero essere gli interventi per migliorare la viabilità da parte della regione, considerando che è una strada provinciale e al momento pare non ci siano grandi fondi messi a disposizione dall'ente provincia. Ecco, l'ente provincia non ha fondi, cui non può metterli a disposizione, però noi abbiamo una dotazione significativa che riassumo così. 97 non è soltanto viabilità, 97 milioni sulle aree interne, e questa è una delle quattro aree interne. Non è tutta viabilità, ovviamente. Certo. Capiremo esattamente qual è la quota economica, perché c'è una delibera che sancisce anche i parametri di suddivisione oggettivi, che toccherà quest'area. I comuni di quest'area dovranno, diciamo, cogliere e rappresentare le priorità sulla viabilità per la quota relativa spettante alla viabilità. Poi noi abbiamo recuperato sul patto sud 40 milioni di euro per la viabilità provinciale. Ho provato a mettere intorno a un tavolo provincia e unione dei comuni e anche aree interne con l'autorità di gestione della regione, con il dipartimento di infrastrutture e l'assessore, per dire: incrociamo le esigenze, non spacchettiamo le risorse, gli assi viari provinciali che connettono, diciamo così, in maniera prioritaria le esigenze reali dei cittadini e del territorio. Se noi non riusciamo a fare questo sforzo, non basteranno mai soldi, ci vorranno miliardi di euro che non avremo mai e non potremo avere, ovviamente, perché ognuno magari proverà a pensare al proprio pezzettino. Io so che il Comune di Bella ha amministratori lungimiranti, capaci, che vivono di visione, che costruiscono visione oltre che azioni concrete e che provano a guardare anche molto oltre, diciamo, il perimetro del proprio comune. Il territorio con, diciamo, questo approccio può dare lezioni e trovare le risorse necessarie per trovare la soluzione ai problemi a cui lei mi faceva riferimento. Assolutamente. L'ultima domanda, Presidente, poi la lasciamo. Le zone industriali, con il post terremoto, l'ex legge 219, quindi si doveva in qualche modo favorire l'occupazione, quindi delle zone, pensiamo alla zona di Barragiano, zona industriale, quindi di Balvano. Ecco, per stimolare in futuro la creazione di imprese, visto che lo diceva prima, magari le zone industriali potranno rientrare in maniera strategica per un rilancio definitivo? Guardi, sempre nello slancio di sincerità che mai mi manca, ed è quello che a volte ci vuole in uno al coraggio, pur sfidando il consenso, certo. Devo dire che l'Europa non ci consegna risorse per le aree industriali, se non per efficientamento energetico, lì dove c'è, diciamo, un consistente insediamento industriale. È evidente che se noi dobbiamo, non dico infrastrutturare, ma riprendere l'infrastrutturazione, migliorarla, provare a far riaprire i battenti di qualche azienda, ma se non ci sono aziende che vengono diventa complicato, ed investire risorse pubbliche che non abbiamo diventa per noi un po' complicato. Noi abbiamo fatto nel recente passato, e non solo, bandi all'interno dei quali bandi ci sono state priorità e premialità per coloro i quali, per le aziende che promuovevano un loro
voglio dire, una loro volontà ad investire in quelle aree chiamate un po' più, come dire, decentrate o anche un po' più, neanche periferiche, meno centrali nel sistema delle aree industriali regionali. Questa lo è, e intanto la risposta purtroppo non è stata, come per altre aree industriali, non è stata quella che ci aspettavamo, e questo è un problema. Ringraziamo il Presidente.